Gianni Cerqueti. Applausi alla tifoseria della Lazio che ha partecipato con entusiasmo ad una raccolta di fondi per battere la retinite pigmentosa. Hodgson sceglie per l'Inter il modulo 4-4-2, ma in attacco con Branca c'è Carbone, non Ganz, tenuto in panchina. 4-3-3 il modulo di Zeman per la Lazio, assente Boxic infortunato. Rambaudi, Casiraghi e Signori il tridente, Nesta in difesa al posto di Favalli, pure annunciato nella formazione ufficiale. Arbitro Ceccarini, guardaline Garofalo e Giove. Pagliuca saluta i tifosi dell'Inter. Prima chance per la Lazio. Winter, Casiraghi, controllo con il destro e conclusione Mancina, fuori bersaglio. Ancora la Lazio, pronto Di Matteo a mettere in movimento Casiraghi a vuoto, Festa, Pagliuca, grande parata. Rivediamo la potente conclusione di Casiraghi, Pagliuca per la deviazione in calcio d'angolo. Dal corner, Fuser, ancora Casiraghi, ancora Pagliuca. Più di così non posso fare, sembra indicare Casiraghi. Ora l'Inter, punizione di Bergomi, Branca, grande giocata, colpo di tacco, smarcante per Fontolan, sul quale recupera in scivolata Gottardi. Nesta, verticalizzazione per Casiraghi, che sembra in fuorigioco. Fuorigioco non segnalato da Garofalo. Poi Pagliuca. Cosa succede? Dice quasi Pagliuca. E vediamo che al momento del passaggio di Nesta Casiraghi era in posizione irregolare. Montaggio curato da Fabrizio Persiani. Ora Festa con Centofanti che veniva dalle retrovie al di qua dei giocatori della Lazio, segnalato fuori gioco. Ceccarini non ha punito con il cartellino giallo un fallo di mano volontario di Centofanti. Calcio di punizione sì, ma non ammonizione. Lo stesso Centofanti per Fontolan che libera Carbone, un po' distratto Fuser, ma inconcludente il pallonetto di Carbone. Gottardi verso Casiraghi, sponda. A vuoto Centofanti, ne approfitta Fuser, cross, Festa, la coordinazione di Signori, Pagliuca, ancora lui in calcio d'angolo. Ce l'hai proprio con noi, dice Signori a Pagliuca. Ora al secondo tempo, Fresi, colpo di testa, ha preso la mira, Fresi ha sbagliato sul cross di Fontolan. La Lazio con Winter, Di Matteo che va a cercare Rambaudi, Centofanti è in ritardo, manda giù Rambaudi, interviene Ceccarini, aspetta magari il cartellino rosso Rambaudi, rivediamo, Rambaudi lanciato verso l'area di rigore dell'Inter, intervento intenzionale di Centofanti, cartellino giallo, prova almeno a sfruttare la punizione Signori, sbaglia, Anna Cristina Giustiniani ci regala questo lungo primo piano del capitano e leader della Lazio, Beppe Signori. Inz recupera palla sulla tre quarti difensiva. Poi lancia Fresi, chiedono il fuorigioco, i giocatori della Lazio, insiste Fresi, che non è velocissimo. Ritorna Negro, sembra esaurita l'azione d'attacco di Fresi, che invece riesce ad aggirare Negro. Cross, coordina il destro Carbone, palla in rete nonostante il tentativo di Nesta. Benny Carbone aveva segnato solo un gol in questo campionato, rivediamo, destro, la deviazione di Nesta, gol. Lazio 0, Inter 1, esultano i tifosi nerazzurri, ancora un replay. E Fresi era scattato in posizione regolare, ecco il momento del passaggio di Inz. Punizione, Signori, parata di Pagliuca. Zeman manda in campo Esposito e Piovanelli al posto di Winter e Rambaudi, risponde Hodgson con Dell'Anno che sostituisce Fresi. Piovanelli, Signori, palla a Casiraghi, girata, rete ma... Tutto inutile perché è stato segnalato un fuorigioco. La Lazio sostiene che l'ultimo a toccare è stato Inz, prima ancora di Signori, dunque non ci sarebbero stati gli estremi dell'offside, del fuorigioco. Sempre 1-0 per la squadra di Hodgson, Ganz in campo al posto di Carbone, corner di Signori, Casiraghi sbaglia tutto di testa. Protestano Inz e Pagliuca con i propri compagni che hanno concesso troppa libertà a Casiraghi, ancora Casiraghi, stop, Pagliuca peraltro per la deviazione, segnalato un fuorigioco a Casiraghi, Casiraghi che invece era tenuto in posizione regolare al momento della girata di Fuser da Fontolan. Non bastano 5 minuti di recupero nel secondo tempo alla Lazio per pareggiare, maledizione milanese sulla squadra di Zeman che in campionato in casa ha perso finora soltanto con il Milan, oggi con l'Inter.
Inter che infila la quarta vittoria consecutiva, non vinceva in campionato in casa della Lazio dal settembre del 1991. Linea Galeazzi.